Cari amici di Opinione Equestre, siamo sempre qua al Club Riding di Casorate con un altro protagonista di questi due giorni meravigliosi, siamo con Roberto Rotatori. Roberto, come sta andando? Bene, devo dire bene, tanti cavalli, bei percorsi, doveva piovere, non ha piovuto, quindi fantastico. Beh, ottimo, insomma, a livello ambientale ci siamo, anche se fa un po' freddino, però insomma ci ha aiutato. Bene. A livello di percorso. Roberto, quali sono le caratteristiche, le qualità caratteriali che deve avere un cavaliere per affrontare un completo come disciplina? Allora, voglia di lavorare prima di tutto, perché comunque non c'è mai tregua, nel senso che c'è da lavorare in piano, c'è da saltare in concorso, c'è da galoppare in pista per poi saltare e galoppare in campagna, quindi pazienza e grinta insieme. Quindi. Sì, beh, la pazienza è fondamentale in tutte le discipline, montare a cavallo bisogna riuscire a essere il più possibile pazienti, perché loro, i cavalli, lo sono con noi, quindi insomma. Assolutamente sì. Quanto dedichi all'allenamento? Beh, in scuderia 7 giorni su 7, quindi 363 giorni l'anno, perché Natale e Santo Stefano. Con la famiglia almeno quello, però. E poi allenamento, beh, diciamo che ogni cavallo sta fuori la media di 2 ore al giorno, più il prato, giostra, quindi insomma stanno fuori tanto. Roberto, tra pochissimo inizieranno le qualificazioni per i Giochi Olimpici. Come vedi la squadra olimpica? Abbiamo possibilità? Ma sì, sarei contento se si investisse un po' di più. Sull'Italia io parlo del completo, perché ci sono cavalieri molto forti e mancano cavalli, manca gente che investa cifre ragionevoli per poter essere competitivi alle Olimpiadi, ma si può fare. A proposito di supporto, tra pochissimo ci sarà l'elezione, insomma, della nuova presidenza della FISE. Che cosa si richiede a un'associazione del genere per supportare comunque lo sport equestre? Bah, prima di tutto onestà, trasparenza e voglia di fare sport bene. Quindi vuol dire fare sport, essere leali prima di tutto e fare gli interessi dell'utenza, quindi dei cavalieri, dei genitori, dei cavalli. Incentivare. Sì. Esatto, del nostro sport, insomma. I tuoi prossimi appuntamenti? I miei prossimi appuntamenti, settimana prossima, questo nuovo posto a Monterosa con una cavalla giovane. E poi Palmanova, che è un altro posto bellissimo, e poi si inizierà ad andare anche un po' all'estero. Benissimo, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti. E da Casorate è tutto, per Opinione Equestre, Sara Ventura.